Claudia Martini per Arezzo Web Informa. Questa sera DAISA, una iniziativa dedicata alla Smart City. Sì, siamo qui a DAISA Impianti, zero spreco, per questa iniziativa, e ringrazio Simon Pietro Palazzo qui accanto a me come funzionario del credito cooperativo, che ci ha dato una mano e ha segnato un momento importante per noi. Una banca che viene all'interno di Zero Spreco e porta delle risorse, porta delle idee. La Smart City è molto importante per noi, perché dalla Smart City e da quella che è la città, la visione della città come miniera urbana, urban mining, oggi va di moda questo inglese, noi con un'impiantistica che si sta sempre più raffinando e sta sempre più andando verso il recupero di materia e il recupero di energia, possiamo veramente dare una risposta e chiudere quello che è il cerchio dell'economia circolare, che senza determinate impiantistiche non si può fare. Quindi ad Arezzo, insomma, la Smart City, almeno dal punto di vista di AISA Impianti, viene attuata? Sì, è un qualcosa che viene attuato da tempo, è un qualcosa che è nato durante gli anni, perché questa azienda è un'azienda che non ha mai perso la memoria storica di se stessa e che si è saputa trasformare da quello che una volta si conosceva come inceneritore, che appunto inceneriva i rifiuti, a quello che oggi è una centrale di recupero che, con buona pace per qualcuno, non incenerisce i rifiuti ma incenerisce gli scarti e ne tira fuori energia e mette il recupero di materia avanti a tutte quelle che sono le altre lavorazioni. Un'iniziativa, abbiamo visto dalla sala, molto partecipata, abbiamo visto parlare l'assessore Sacchetti, è presente il professor Simonetti, insomma, che coinvolge più ambiti. Sì, assolutamente, con competenze alte, quindi con cognizione di causa, è anche una forma di zero spreco, questa di restituire sotto forma di tutte quelle attività di educazione, educazione ambientale e conoscenza, quello che questo impianto poteva significare una volta in termini negativi. E la banca, dicevamo, la banca di Angiaresti è stata ben lieta di partecipare a questo evento. Sì, noi abbiamo un rapporto ormai da diversi anni con AISA, oggi Zero Spreco, abbiamo sempre apprezzato le iniziative, questa in particolar modo perché è nata realmente da un confronto tra un'associazione, Amici a Libertà, che ha ospitato il presidente e ha proposto di fare un evento su questo concetto di Smart City. È stato bello e anche piacevole scoprire che non è un concetto astratto, come diceva appunto Giacomo, ma è già in parte ben attualizzato. I dati di iCity 2018, abbiamo visto adesso, vedono Arezzo al 42esimo posto, quindi vuol dire che qualcosa già si è mosso in un contesto dove molte città, anche più importanti di noi, non stanno facendo nulla. Una banca non può non ascoltare le istanze del territorio e oggi ci piace essere presenti, anche perché sicuramente stiamo dando una sbirciatina al futuro, a quello che sarà, e quindi una banca sempre del territorio non può abbandonare il territorio dove opera, e è giusto essere pronti anche a finanziare. In questi settori ci sono tantissime agevolazioni, ricordiamo ad esempio le agevolazioni nate dal decreto crescita, che hanno portato piccolissimi importi ma già un segnale anche nei comuni più piccoli, e quindi io confido nella qualità sempre espressa da Zero Spreco in questi eventi, perché già il fatto che attribuiscono decreti formativi fa capire che la bontà dei relatori è, come dire, riconosciuta universalmente, e soprattutto noi, quando faranno qualcosa di questa natura, ci saremo sempre, perché riteniamo che poi il fine è perseguire il bene comune, e parlare di queste cose è un dovere, oltre che un diritto, anche per le nuove generazioni. E sono molti gli eventi che fate, anche di formazione, anche dedicati ai giovani. Eh sì, i giovani sono importanti e sono stati per tanto tempo trascurati. I giovani sono molto difficili da contattare, specialmente quando sono in fasce di età comprese tra i 13, 14 anni e i 18-20, sono interessati a tutto meno che agli impianti a zero spreco. Per questo infatti facciamo delle iniziative che vanno dalla cucina, quando sono un pochino più piccolini, la cucina a zero spreco, sino a concerti, musica, cultura e divertimento. Serve tutto, perché la cosa più importante di tutte è conoscere, sapere di che cosa si parla, altrimenti di un'impiantistica e delle infrastrutture si ha sempre quella grigia impressione fumosa e cementizia, ma è tutta un'altra musica qui. Anzi, ci portate gente, come vediamo stasera, per convegni, iniziative. Sì, ci portiamo
gente per convegni, iniziative, professionisti. Mi viene in mente in questo momento anche le signore rotariane, mi viene in mente il Garden Club, mi viene in mente gli Amici della Libertà. Ci portiamo. Questo è un impianto pubblico, questa è una realtà pubblica, quindi non è una realtà del presidente di ora o del presidente di domani, questa è una realtà del territorio e tutti noi che siamo chiamati ad amministrarla lo dobbiamo fare bene, dandogli del valore aggiunto e mettendola a disposizione del territorio. Lo stesso territorio ha il dovere di venire a conoscerla. E l'importante è fare rete. Sì, indubbiamente, penso che questa sia stata la risposta. Abbiamo persone che sono non solo appartenenti a tutte le categorie, ma si sono mosse da tutta la provincia. Personalmente ho avuto conferme di visite dal Casentino, dalla Val Tiberina, e questo è un bene, perché mi preme sottolinearlo sempre quando si parla di queste cose: dobbiamo anche far restituire ad Arezzo, alla nostra città, il ruolo di capoluogo. Cioè non solo è un comune importante, ma anche un capoluogo di una provincia molto spesso, come dire, anche un po' tralasciata, e iniziative di questa natura penso che, se sei d'accordo, fanno recuperare anche al capoluogo quel ruolo proprio che gli spetta, di un sano accentramento, soprattutto perché da lì partono le idee buone, il buon esempio, le migliori pratiche, come citava prima Giacomo, che poi dovrebbero essere emulate nei territori. Certo che possiamo dire, anche in termini di valore finanziario, ambientale, che avere una risorsa come AISA qui ad Arezzo, da altre parti può essere vista in qualche maniera, ma qui sicuramente ha un valore aggiunto, perché esprime comunque una presenza importante che penso in molte parti d'Italia, a partire dalla vicina e nostra regione toscana, ci invidiano, perché è un'eccellenza sicuramente anche nella gestione del ciclo dei rifiuti.